Io vorrei cominciare con questa citazione che mi piace parecchio. Il concetto è abbastanza semplice. Non si deve cercare il perfezionismo, non bisogna essere eccessivamente concentrati su realizzare tutte le funzionalità o, peggio, il prodotto perfetto prima di rilasciare, ma bisogna fare tutto quello che ci permette di uscire sul mercato il prima possibile. Uscire sul mercato non vuol dire necessariamente vendere o mettersi sul marketplace, eccetera, ma disporre di una versione che sta in piedi o di un'interfaccia che sia presentabile e cominciare a raccogliere i feedback degli utenti per correggere il tiro e aggiungere tutte le funzionalità che servono. Questo, se è vero per chi ha realizzato LinkedIn, può essere vero sostanzialmente per chiunque di noi. Quando si parla di un prodotto, di un'idea, di un concept, ci sono due dimensioni su cui noi ragioniamo, lo spazio dei problemi e lo spazio delle soluzioni. Lo spazio dei problemi è quello dove lavoriamo noi, cioè chi cerca di ideare un prodotto, chi cerca di creare un'impresa, lavora nello spazio, scusatemi, lo spazio delle soluzioni. Lo spazio dei problemi è quello dove vivono gli utenti tutti i giorni, quindi le cose, i loro pain, i loro bisogni. Il problema è che gli utenti non sono in grado di molto spesso elaborare su questi problemi, possono essere consapevoli o no di avere uno specifico bisogno, di vivere una specifica situazione complessa che potrebbe essere risolta, ma non sono in grado in generale di capire come potrebbe essere risolta o che addirittura potrebbe esistere una soluzione oggi o un domani. Quindi sostanzialmente difficilmente si può chiedere agli utenti di che cosa avrebbero bisogno. Dobbiamo piuttosto noi cercare di pensare a quale potrebbe essere una soluzione a quei problemi e poi raccogliere il loro feedback. Quindi sostanzialmente il processo è quello di trovare, identificare un problema, venire fuori con una soluzione che possa essere parziale, assolutamente non corretta e cercare di raccogliere la reazione degli utenti a quella soluzione. Non si può parlare dei problemi agli utenti perché gli utenti non ti possono aiutare. Quindi nello spazio dei problemi nascono le idee, nello spazio dei problemi ci sono tutti quelli che poi diventeranno i benefit e i requisiti, i benefit per l'utente, quindi lato marketing, e tutti i requisiti del prodotto, quindi lato design. Gli utenti non sono designer, non ci possono dare suggerimenti, però ci possono dire che cosa gli piace e che cosa no. Ecco perché si deve prototipare rapidamente, perché non ha senso ragionare troppo su una soluzione senza il contatto con gli utenti. C'è una frase di un famoso docente americano che dice i fatti non sono all'interno dell'edificio. Ovvero, quando si progetta una startup, quando si progetta un prodotto, non bisogna stare dentro l'incubatore o dentro gli uffici della startup. Bisogna uscire, bisogna andare a contatto con le persone che effettivamente useranno la mia soluzione. Se io sono rapido, più ho possibilità di iterare diverse volte. E quindi non c'è nessun problema a avere una soluzione non corretta al primo ciclo, perché poi lo scopo è proprio di fare diverse iterazioni. Quindi se guardiamo, diciamo, l'approccio tradizionale allo sviluppo di prodotto, che è questo, si fa un design, poi si sviluppa, si debugga, eccetera, dopodiché si arriva ad una release, questa release viene vista dagli utenti e è a questo punto che noi cominciamo a ricevere, diciamo, dei feedback o dei commenti. Il problema, questo lo accennavo l'ultima volta, è che quando abbiamo fatto tutto questo processo e cominciamo a capire se la soluzione funziona, se piace, se risolve i problemi, abbiamo fatto passare parecchio tempo, abbiamo sprecato parecchie risorse e quindi ogni eventuale imperfezione della soluzione ci costringerà a ritornare indietro e tutta la velocità di questo processo risente di quello che c'è in mezzo fra questi due estremi. Quindi quante volte potremo iterare se seguiamo un approccio di questo tipo? Poche volte, una o due volte, e comunque ogni volta sarà un grosso danno.
Questo è il modello di lavoro che seguiamo, che cerchiamo di seguire oggi. Design, dove dico design intendo concepire l'idea, dettagliarla, considerare tutte le possibili feature alternative, dopodiché convergere su una validazione immediatamente, quindi prima dello sviluppo. Noi non abbiamo ancora sviluppato, quindi è quello che noi facciamo oggi. Non abbiamo sviluppato, qualcuno potrebbe aver sviluppato parti delle idee su cui lavorerete, però diciamo idealmente, prima ancora dello sviluppo, si dice ok, questa è la mia idea, come potrebbe, che aspetto potrebbe avere questa idea? Se io la realizzo su un telefonino, se la realizzo su un sito web, se la realizzo su un prodotto consumer, che aspetto potrebbe avere? Quindi taglio via tutto quello che non mi interessa, la parte grafica, o perlomeno nei dettagli estetici. Tutto quello che, tutte le funzionalità che andranno nel prodotto finale, io le rimando ad una fase successiva e mi concentro su quello che è il set minimo di funzionalità. Quindi c'è da capire innanzitutto qual è il set minimo di funzionalità, cioè quali sono le funzioni che devono andare a finire sul prototipo iniziale, che ha senso includere in questo primo prototipo. Non posso mettercene tante, in teoria, visto che non ho sviluppato e sostanzialmente sto proponendo dei mock-up, in teoria potrei anche mettere tutte le funzionalità possibili. In realtà perché non faccio così? Perché molto banalmente io voglio concentrarmi su quel set minimo di funzionalità e avere feedback su quello. È chiaro che se io mostro ad un utente, a un potenziale utente, il 20-30 funzionalità, difficilmente riuscirò ad avere dei dettagli significativi su ciascuna di esse, quindi mi concentro su un set minimo delle cose che mi importano di più. Quindi c'è da capire come scegliere e ora vediamo come sceglieremo. Dopodiché, appunto, scelto il set minimo, si realizza il prototipo, un mock-up con vari strumenti ed è quello che facciamo oggi, e poi si va all'interazione con gli utenti per raccogliere e poi analizzare i loro feedback. Quindi oggi diciamo facciamo tutto questo processo, cerchiamo di descriverlo brevemente, comunque è un processo intuitivo, quindi cerchiamo di più di lavorare che di parlarne. Allora, set minimo di funzioni. Quali scegliamo? Molti di voi nei laboratori hanno applicazioni che hanno una finalità precisa, alla quale ovviamente si collegano tantissime funzionalità. Quali scegliamo? Su quali ci concentriamo prima? Non solo per il prototipo, ma poi anche per lo sviluppo in realtà. Dobbiamo cercare di ottimizzare i due estremi, i due termini del problema, la complessità dello sviluppo, tempo, risorse, tempo uomo e risorse economiche, e il valore che io do all'utente. Quindi devo concentrarmi su quelle funzionalità che danno un maggior valore all'utente e che presumibilmente mi costano di meno idealmente a sviluppare, perché sono quelle che rappresentano il set minimo di successo, diciamo così, dell'applicazione. Qualcuno lo chiama il MIVO, l'offerta minima economicamente sensata, ovvero qual è, dato un prodotto complesso, il set minimo di funzioni che se io lo includo in un prodotto, questo è un prodotto vendibile, cioè un prodotto che effettivamente soddisfa un bisogno, che ovviamente con feature ancora più ricche sarebbe ancora più vendibile, però il set minimo al di sotto del quale diciamo non è un prodotto sensato. Io mi concentro su questo MIVO. Quindi devo decidere sostanzialmente non tanto cosa potrei fare, ma devo prima tagliare. Devo decidere strategicamente che cosa non voglio implementare in una prima fase e quindi tra tutte le feature di cui io su cui sto ragionando, devo tagliare. Quindi ci serve un modello, ora ve ne mostro uno, poi potete approfondire, c'è tutta una teoria su questo aspetto, che serve per modellare. Noi sappiamo modellare più o meno, o farci un'aspettativa su quanto sia complesso sviluppare una certa funzionalità, una certa applicazione, però abbiamo difficoltà a capire quale potrebbe essere l'impatto sull'utente, qual è il valore. E quindi quanto potrebbe avere successo quella feature, quanto potrebbe dare valore al prodotto, quanto si potrebbe spendere per avere quella feature. C'è un modello che si chiama Kano Model, che identifica alcune categorie di attributi
attorno ai quali si concentra l'attenzione dell'utente, e ci sono delle caratteristiche lineari che sono chiamate di performance, ovvero sono quelle che sostanzialmente più ce n'è e meglio è, quindi non so, ampiezza di banda, durata della batteria, quindi tutte caratteristiche che più sono presenti all'interno del prodotto e più, diciamo, la soddisfazione del cliente aumenta. Poi ci sono le cosiddette must have, ovvero, diciamo, caratteristiche soglia, devono esserci, se ci sono l'utente non necessariamente è più soddisfatto, ma è sicuramente estremamente insoddisfatto se non ci sono. Quindi ora sostanzialmente sono caratteristiche su cui non ha senso puntare troppo, perché è sufficiente, è importante raggiungere la soglia minima. Poi ci sono i cosiddetti daylighter o fattore wow, e sono quelle caratteristiche che se non sono presenti, sono, diciamo, il contrario del must have, se non sono presenti non viene generato, diciamo, un'insoddisfazione da parte del cliente, ma se ci sono la soddisfazione è parecchio superiore. Dopodiché ci sono ovviamente le caratteristiche indifferenti sono molto insidiose, perché sono le feature che tipicamente vengono in mente ai tecnici, quindi mi è capitato con alcuni gruppi che davano una grande importanza, ad esempio, all'utilizzo di uno specifico protocollo di comunicazione e lo consideravano come un valore del prodotto in sé per sé. In realtà difficilmente l'utente può apprezzare il fatto che venga utilizzato un protocollo di comunicazione piuttosto che un altro. Quindi si tratta di una caratteristica indifferente, quindi è semplicemente uno spostamento di attenzione dato dalla competenza tecnica. Dopodiché ci sono le caratteristiche inverse, ovvero less is better, cioè molto spesso quando l'interfaccia è troppo ricca di funzioni io genero paradossalmente un'insoddisfazione da parte dell'utente, quindi i prodotti low tech o le fasce di utenti particolari hanno bisogno di un'attenzione da questo punto di vista. Se noi riusciamo a includere le funzionalità che stiamo considerando all'interno di queste categorie, cominciamo ad orientarci sul capire su cosa conviene concentrarci e su cosa no. Grafici sono sempre fastidiosi, ma servono per visualizzare i concetti. Questo riporta quelle caratteristiche che dicevamo prima, quella al centro, la barra blu, sono le caratteristiche lineari, quindi più ne abbiamo e più è elevata la soddisfazione di chi utilizza il prodotto. In basso abbiamo i basic, cioè i must have, e io più la realizzo correttamente e come si vede, diciamo, la soddisfazione satura, nel senso io non creo una grande soddisfazione da parte dell'utente se realizzo parecchio bene questa funzionalità, quindi non conviene investirci troppo, questo è il senso. L'importante è raggiungere la soglia, realizzare quella funzione, includerla nel prototipo, nel prodotto e concentrarci magari sulle altre funzionalità. In altro c'è l'excitement, dove io anche con un piccolo sforzo, con una piccola soddisfazione, con un piccolo raggiungimento del requisito, genero una grande soddisfazione complessiva. Tenete a mente queste dinamiche per capire su cosa concentrarsi. Quando si fa, per esempio, questo è un altro ambito di applicazione che può tornarvi utile in alcune delle attività dei laboratori, quando si considerano le feature dei vari e si fa il paragone fra i vari competitor e la propria soluzione, è utile suddividere le varie caratteristiche, le varie feature che si vanno ad analizzare, suddividendole in queste categorie. Quindi tipicamente i must have, voi avrete un esito sì-no. Per quanto riguarda gli indicatori di performance avrete, non so, qui ho messo stelline, oppure potreste avere alto, medio, basso, eccetera. E i delighter sono le funzionalità estremamente d'impatto che possono essere presenti oppure no. Quindi esercitatevi, diciamo, a dividere le feature che vi caratterizzano e quelle che caratterizzano i competitor in queste categorie. Una volta fatta questa analisi, mentalmente ovviamente non serve fare un grafico,
mentalmente dovete prendere, io ho l'idea, idea intendo feature, cerco di caratterizzare il suo investimento in termini di sviluppo, quindi l'effort di sviluppo, quanto tempo mi ci vuole e quanti sviluppatori sono necessari per svilupparlo, e quanto valore mi crea sull'utente. Cerco di fare questo framing mentale, cerco di capire quali sono le funzioni che con meno effort mi creano più ritorno di valore, per cui ci saranno delle idee che vale la pena, su cui vale la pena focalizzarsi subito, e delle idee che è meglio rimandare. In questo caso, per esempio, sarebbe più o meno questo, poi si può anche ragionare su altri percorsi alternativi. Un'idea potrebbe essere questa, realizzare prima la feature A, B e D e lasciare a successive versioni quelle sottostanti che generano un basso valore con un alto impegno. Una volta fatta questa scelta si passa alla fase vera e propria di prototipazione, quindi è il secondo step che faremo oggi. Lo scopo principale della prototipazione è innanzitutto sforzarsi a ragionare sul proprio prodotto, capire quali sono, nel momento in cui si ha la dinamica di gruppo, capire quali sono le feature che interessano di più al singolo componente del gruppo, quindi serve anche per capire quali sono i flussi decisionali all'interno del gruppo e come poi regolarsi successivamente durante lo sviluppo. Serve per comunicare un concept, perché è diverso mostrare un'interfaccia dal descrivere un'idea a parole. Molto spesso ha un impatto estremamente più efficace, ad esempio anche su un investitore, mostrare un prototipo piuttosto che raccontare banalmente un'idea. Serve, l'abbiamo detto, per raccogliere il feedback degli utenti e è un processo di miglioramento continuo, serve per un'ulteriore occasione per perfezionare l'idea e identificare punti deboli. Tipologie di prototipazione si dividono in due, diciamo, macro aree, a seconda che si tratti di un'applicazione più semplice o più complessa. Quando tipicamente io ho un'interazione da persona a dispositivo, in questo caso dispositivo mobile, ho una situazione che conosco, dispositivi che conosco, un ambito, diciamo, definito, ristretto se vogliamo, e quindi si tratterà di un prototipo di interfaccia. In linea di massima le idee di cui ci occuperemo oggi ricadono in questa categoria. Poi però ci sono situazioni più complesse che prototipizzano l'esperienza, ovvero si tratta di progetti più ampi, non c'è solo un'interazione fra l'utente e il dispositivo, ma tipicamente ci possono essere interazioni fra vari dispositivi, oppure fra l'utente e il dispositivo in un ambiente complesso, quindi per esempio mobile marketing, quando si fa un qualsiasi progetto che coinvolga ad esempio QR code, interazione con l'ambiente, realtà aumentata. Questi sono tutti esempi in cui la semplice interfaccia non descrive l'applicazione. In realtà serve una prototipazione dell'esperienza. I target hardware e software non sono definiti perché io non conosco a priori tutti i dispositivi con cui potrò andare a interagire, per esempio progetti di domotica ricadono in questa categoria, e infatti l'immagine è proprio un'immagine di domotica. Quali sono i metodi che sfruttiamo in un caso e nell'altro? A parte il prototipo di esperienza, che tipicamente si fa con lo storyboarding o con un concept video, e quindi in genere gli strumenti di prototipazione di questo tipo sono molto simili a quello del demo di prodotto. Quindi si prende un personaggio, si crea un personaggio che nell'arco della sua giornata, tipo, ha una serie di problematiche che affronta e che evidentemente il mio prodotto tende a risolvere, e quindi creo questa storia. Questa storia la rappresento con uno storyboarding o con un concept video. Poi ci sono altre tecniche, ma non essendo, diciamo, il nostro scopo principale, ci soffermiamo di più sulla parte di interfaccia. Come si fa un prototipo di interfaccia? Sketching su carta oppure sui template. Quindi lì ci sono alcuni paper template, ci possiamo aiutare con dei prestampati che rappresentano lo schermo del telefonino,
oppure possiamo disegnare su carta libera, se siamo bravi disegnatori a mano libera, se siamo disegnatori più scarsi ci sono una serie di aiuti. Poi ci sono i prototipi in screen, che possono essere anche lo step successivo, cioè io realizzo un disegno dell'interfaccia, dopodiché la fotografo con il cellulare, l'aggiusto con un photo editing e la metto direttamente sul cellulare. È un modo efficace per mostrarla ad un eventuale utente, che poi sostanzialmente, piuttosto che interagire, diciamo, fa uno swipe degli schermi, però ha un feedback, ha un'idea effettiva di come l'applicazione potrebbe apparire. Photoshop e Visio, ci sono degli stencil che poi tutti questi strumenti li vedrete più in dettaglio ora poi con Nicolas, però Photoshop e Visio, ad esempio, ci sono parecchi stencil che rappresentano gli elementi dell'interfaccia dell'iPhone, dell'Android, eccetera, che poi voi prendete e ci componete il mockup dell'interfaccia. Flash, Keynote, PowerPoint e poi, molto interessanti, sono i simulatori. Ci sono anche alcuni servizi web, c'è Usabilia, c'è un altro che vi presento in una delle slide successive. Io realizzo un prototipo, lo faccio girare su un server che lo simula, dopodiché ci faccio interagire gli utenti e questo mi permette non solo di avere i loro feedback, ma anche di capire quali sono i flussi di navigazione, dove l'utente si sofferma di più. Ci sono proprio delle visualizzazioni dei punti di contatto, diciamo, sull'interfaccia. E poi i wireline tools come Balsamic, quelli che vedremo magari che utilizzerete oggi, che sostanzialmente vi permettono di comporre con degli elementi grafici. Balsamic, per esempio, ha un elementi grafici abbastanza neutri, ovvero non fanno riferimento ad una specifica interfaccia di uno specifico dispositivo, ma possono rappresentare un'interfaccia schematica. Sullo sketching su carta poi bisogna fare attenzione a che non diventi troppo complesso, perché ovviamente quando io vado a realizzare il prototipo di un'interfaccia devo per forza di cose modellare l'interazione, anzi lo scopo è proprio quello, no? Quindi avrò diversi livelli di profondità all'interno dell'applicazione. Ci sarà la schermata di login, ci sarà la schermata di configurazione, eccetera, eccetera, a seconda dell'applicazione. E da una schermata passo all'altra. Un aspetto che è capitato di considerare con alcuni dei gruppi è stato il ricorso molto spesso al tasto menu, per esempio per Android. Fate attenzione ad esempio ai tasti menu dell'Android per il semplice fatto che progressivamente nelle successive versioni dovrebbe sparire e quindi si dovrebbe convergere su dispositivi completamente privi di tasti, quindi cercate di ragionare più che potete, specialmente su mobile, su interfacce che stanno in piedi senza tasti aggiuntivi. Quindi tipicamente dovrete affollare l'interfaccia con tutto quello che serve direttamente sullo schermo. Non affolliamole troppo, queste schermate, perché deve essere facile da usare, deve essere intuitiva, quindi tutte le volte che intendiamo includere qualcosa all'interno di una schermata, domandiamoci a cosa serve, se posso farne a meno, qual è lo scopo principale di questa schermata e se è immediatamente intuitivo qual è lo scopo principale di questa schermata, quanto tempo ci mette un utente. Questo per esempio è un'analisi che va fatta quando si passa all'interazione con gli utenti, quant'è il tempo medio, diciamo, necessario perché un utente possa capire questa è la schermata di login, ovviamente quello è intuitivo, ma altre schermate quanto ci vuole per capire a che cosa serve, che cosa mi sta chiedendo e che cosa posso ottenere da quella schermata. Se l'informazione è troppo densa dobbiamo rimuovere, perché è meglio una schermata in più piuttosto che una schermata con eccessivi elementi che poi può scoraggiare o rendere difficoltosa l'interazione. E poi qui andiamo, ecco, un esempio di storyboarding per quanto riguardava il prototipo di esperienza o di video che poi a questo punto vi volevo far vedere. Quando vedete video di questo tipo non confondeteli con i demo di prodotto. Sostanzialmente possono apparire nello stesso modo. La differenza qual è? Che questo prodotto non esiste, quindi quando avete dei concept video come questi, servono per dimostrare, per mostrare che cosa potrebbe essere fatto,
relativamente ad un prodotto, e quindi far vedere proprio come l'esperienza, se un prodotto del genere esistesse, come l'esperienza di un utente potrebbe configurarsi. Questo Nokia 888 credo che sia uscito neanche anche abbastanza indietro, credo sia 2005-2006, qualcosa del genere, e rappresenta un telefonino, il tipo di utilizzo di un telefono, di un ipotetico telefonino estremamente sottile. Una volta che abbiamo raggiunto questo stadio, bisogna procedere con la sessione user feedback. Qualche indicazione, è un processo credo anche abbastanza intuitivo, però non bisogna cadere in alcuni errori tipici. Che cosa serve per fare una sessione di user feedback? Un prototipo, ovviamente. Ci serve una lista di obiettivi, di quello che noi vogliamo determinare, quali sono i punti per noi più delicati, quelli su cui vogliamo effettivamente una validazione, un feedback, un utente, un designer ed eventuali osservatori. Quindi meglio non affollare troppo la sessione. La tecnica da utilizzare è abbastanza, viene denominata la mosca sul muro, ovvero non bisogna interagire con l'utente, bisogna osservare l'interazione dell'utente con il proprio prototipo. Quindi se per esempio vediamo che l'utente si blocca di fronte all'interfaccia, non bisogna intervenire dicendogli adesso clicca qui, adesso devi fare il login, non va spiegata l'interfaccia in nessun caso. Perché se l'utente si blocca e non riesce ad andare avanti e la sessione termina, quella è un'indicazione parecchio preziosa per noi. Quindi non bisogna in nessun caso assistere l'utente, perché quando ci saranno poi i veri e propri utenti non saremo lì ad assisterli sostanzialmente. Qualche indicazione temporale, diciamo un 5-10 minuti iniziali per fare qualche domanda, per capire i bisogni, quindi prima ancora di mostrare il prototipo e individuare le soluzioni che attualmente vengono utilizzate, passare alla vera e propria sessione che ho descritto adesso, e poi una chiusura in cui tutte le parti più problematiche dell'interazione vengono eventualmente spiegate per capire perché non erano evidenti fin dall'inizio, per avere una valutazione generale, eccetera. Quindi cosa fare e cosa non fare? Mai aiutare l'utente o spiegare l'interfaccia, mai rispondere alle domande durante la sessione di interazione con il prototipo, perché non saremo lì, lo ripeto, a rispondere alle domande quando questa verrà venduta sul mercato. Ovviamente non bisogna assumere atteggiamenti né difensivi né offensivi, quindi non bisogna offendersi se per esempio una specifica schermata viene giudicata brutta, bisogna prendere appunti immediatamente, ovviamente senza offendersi, né tantomeno offendere. E non bisogna neanche porre domande che suggeriscano un'impostazione del tipo, domande come per dire ma hai presente come fai con Facebook, cose di questo tipo, che suggeriscono un tipo di interazione. L'interazione deve essere evidente dal prototipo stesso. Cosa fare invece? Chiedere possibilmente all'utente che interagisce di pensare a voce alta. Questo serve a noi per capire quali sono i flussi di valutazione davanti ad una schermata, quindi anche se può sembrare un po' strano, un po' fuori dalle righe, però è necessario che l'utente dice ok, questa, vedo questa schermata, per me è una schermata di login, quindi ovviamente se metto username, eccetera. Quindi avere il più possibile traccia dei flussi di pensiero di fronte all'interfaccia che stiamo proponendo.